16 milioni di auto vendute in 33 anni. Ha ancora senso nel 2024 la Renault Clio? Scopriamolo insieme. Per scoprire tutto sulla nuova Renault Clio, prezzi, allestimenti e motorizzazioni, vi lascio il link in alto a destra o in descrizione. E partiamo dal frontale con una griglia totalmente rivista e un gruppo ottico a 5 fasci luminosi invece che 3. Molto carino il dettaglio delle luci diurne che vanno a rendere l'auto più bassa e molto più aggressiva. 4,05 m di lunghezza, 2,58 m di passo. Lateralmente troviamo un cerchione molto bello, nero, con coprimozzo che va a richiamare la carrozzeria, e il badge Esprit Alpine. Sul posteriore non troviamo grandi novità. Gruppo ottico totalmente rivisto, trasparente, in modo tale da poter notare tutti i dettagli del faro, retrocamera integrata nel logo Renault, e per finire due prese d'aria finte, che avrei preferito avere. All'interno troviamo dei sedili molto ben rifiniti, con loghi Alpine, bandiera francese. Anche sul volante troviamo ricami con la bandiera francese. Per quanto riguarda i materiali utilizzati, largo uso di Tencel e Tep, che sono due materiali molto attenti all'ecologia. Non brilla come spazi, abbiamo qualche scomparto qua e là, ma c'è da dire che è molto apprezzabile il fatto di avere dei tasti fisici per il clima. Per 1,80 m di altezza i sedili sono molto comodi, contenitivi e devo dire che danno un'impronta molto sportiva. Per quanto riguarda l'infotainment non c'è troppo da segnalare, rimane più o meno quello, l'ho trovato con un po' di delay. Avrei preferito sicuramente qualcosa di un po' più veloce, un po' più svecchiato anche, un po' più carino da vedere, ecco. Finalmente inserito Android Auto ed Apple CarPlay direttamente senza cavo. Bisogna fare un plauso ai nostri amici francesi. Nella parte bassa troviamo una presa 12 volt, una presa per un cavo AUX e due prese USB. Inoltre una piastra per la ricarica dello smartphone. L'abitabilità dei sedili posteriori diciamo che non è delle migliori. Se siete oltre il 1,80 m diciamo che non farete grandi viaggi. Al posteriore non troviamo le bocchette, ma è normale visto il segmento, però va fatto un plauso per i finestrini elettrici. Il bagagliaio non è elettroattuato, ma è in linea con le altre auto del segmento. 300 litri di capacità, 100 in meno delle altre versioni perché appunto troviamo una batteria. Abbattendo i sedili arriviamo a 979 litri. Tra l'altro, dettaglio importante, casse Bose che non vanno a rubare spazio. L'abbiamo vista fuori, l'abbiamo vista dentro, ora vediamo come si comporta su strada. Parlando di ADAS, su questo mezzo troviamo sia il Lane Assist che il Cruise Control adattivo. Parlando invece della motorizzazione, troviamo un 1.6 aspirato 4 cilindri da 94 cavalli con una componente elettrica da 51 che porta la potenza a 145 cavalli. Motore molto ben studiato, in quanto in città può essere utilizzato totalmente in modalità elettrica, mentre appunto quando andiamo in autostrada ci va a richiedere appunto l'utilizzo del motore a benzina. Aspirato è una buona notizia per questa tipologia di motore, per l'ibrido, in quanto sappiamo che alla turbina non piacciono troppo continue accensioni e spegnimenti. È un motore molto elastico che fin dai bassi regimi dà una buona spinta grazie appunto all'elettrico. I consumi sono ottimi perché si attestano, andando piano, facendo i bravi in città, anche intorno quasi ai 30 km con un litro, che sono dei dati davvero top per il segmento. Chiaramente andando, come dicevo prima, a spremerla un po' in autostrada si va a consumare qualcosa in più, ma diciamo che vengono rispettati i dati della casa, quindi di media si fanno 24 km con un litro. Per quanto riguarda la guidabilità è davvero ottima, lo sterzo consente un ampio raggio di sterzata, quindi anche in città è davvero molto comoda. È uno sterzo diretto, quindi diciamo che anche in questo caso mantiene un'impronta tendente allo sportivo. Le sospensioni le trovo rigide, forse per la macchina che è, fin troppo, ma secondo me anche in questo caso in Alpine hanno voluto dare un'impronta quanto più sportiva per questo pacchetto, che è appunto il più performante. Il telaio è davvero ottimo, meriterebbe sicuramente questo mezzo una versione RS, che purtroppo per noi appassionati di benzina non arriverà, e devo dire che è un gran peccato perché è appunto un telaio che è predisposto a ben più cavalli. L'impianto frenante devo dire che mi è piaciuto, ha una buona impronta anche in questo caso abbastanza sportiva. Quello che non mi fa impazzire è che è un cambio poco modulabile,
e quindi è una cosa che secondo me potevano gestire meglio. Molto interessanti le varie modalità di guida in questo modello, si può passare Sport, Eco, MySense che è completamente configurabile, come la rigidità dello sterzo, la risposta dell'acceleratore, le sospensioni, e quindi è sicuramente una cosa gradevole e che ancora una volta ci dà la possibilità di trasformare per quanto possibile questa automobile in varie forme. Lo 0-100 viene coperto in 9,3 secondi che per il segmento è davvero un dato interessante. Se cerchi un'auto silenziosa però forse non fa per te, perché nel momento in cui entra in gioco il motore a combustione interna, diciamo che si fa sentire, è una cosa che potresti apprezzare, come no. Tra gli optional disponibili c'è anche la retrocamera, che è di fondamentale importanza perché i montanti sono davvero davvero ingombranti e quindi la visibilità sul posteriore è davvero scarsa. In conclusione, alla guida com'è, se cerchi un'auto comoda per andare in città e vuoi però anche avere dei cavalli per poterti divertire in una modalità un po' più pepata, è l'auto che fa per te. Se invece cerchi solamente una city car per macinare chilometri, forse opterei per altre motorizzazioni. Un difetto che ho riscontrato è il cambio, ossia in un uso tranquillo, senza aver bisogno di sorpassare, si comporta davvero bene, ma nel momento in cui andiamo a richiedere potenza immediata, magari per un sorpasso, chiaramente in sicurezza, diciamo che è come se ci fosse un po' di delay e un po' di lag nella comunicazione tra i vari motori. Se non vi aggrada la motorizzazione full hybrid, Renault tiene comunque a listino le motorizzazioni a benzina da 67 cavalli, a benzina turbo però da 91 cavalli, nella modalità GPL più benzina da 100, e resta anche a listino il 1500 DCI a diesel. Quindi ce n'è per tutti i gusti. Ed ora la domanda delle domande: spenderei mai 26.550 euro per una Renault Clio Esprit Alpine Full Hybrid? Ma dipende, è sicuramente una motorizzazione molto interessante che sfrutta molto bene l'elettrico in città e ti dà anche quella spinta extra in autostrada che sicuramente non guasta. Essendo un'auto ibrida, chiaramente si porta dietro quei chili in più, qui siamo circa a 1200, che in determinate situazioni però si fanno sentire. Insomma, dipende un po' dall'utilizzo che bisogna farne. E tu cosa pensi di questa Renault Clio? Lasciami un commento e mi raccomando, non dimenticarti di seguire DriveK su tutti i social. Alla prossima!